Computer assemblato, la scheda madre è una Acer ROG. Vi faccio vedere cosa è successo. Adesso non volevo fare, non faccio i video per queste cose, ma praticamente guardate qua. Non so se si vede. Lo speaker è bruciato. Come ha fatto a bruciarsi lo speaker? È stato collegato al posto che è sul connettore speaker, che è questo. È stato collegato su questi quattro pin qua, cazzo. Che sono attaccati alla porta USB naturalmente, alle due controller delle porte USB frontali. Adesso le porte USB frontali naturalmente non funzionano. Se io attacco, adesso se ho qualcosa da collegare. Quello che succede quando colleghiamo comunque la chiavetta è, vi faccio vedere, il dispositivo non riconosciuto. Questo sia sulle porte USB del case, sia sulle porte USB attaccate al volo. Andiamo a smontare la scheda madre. Andiamo a vedere. Vedo già occhio comunque il problema. Questo che sembrerebbe essere un fusibile a quel marroncino lì. Ed è assorbito così tanto che si è schiattato. Quello che non capisco è come sia possibile che... O non è completamente schiattato, anzi, sicuramente sarà così. Quindi avrà una resistenza alta, perché altrimenti non dovrebbe funzionare le porte USB a tutti gli effetti. Andiamo a misurare. La mia tecnica cinese in Cinciang. Sì, si fa, ci riesco. Guarda. Ecco qua. Un po' ballerina 200 ohm, prima mi segnalava perfino 600, quindi ok, andiamo a sostituire il fusibile perché non si è ancora bruciato, ma avendo una resistenza adesso fa da partitore di tensione. Andiamo a sostituire. Ecco sparata la cremina, andiamo a rimuoverlo. Mettiamo un po' di stagno. Andiamo a aggiungere un po' di stagno per farlo staccare col saldatore. Insistiamo un po', tra un po' dovrebbe togliersi. Si è spaccata in due. Andiamo a scaldare ancora un po'. Ecco, si sta togliendo. E voilà. E ci siamo. Andiamo a prenderne una da un'altra scheda madre, tanto le prendiamo nella stessa zona più o meno, delle porte USB 2.0. Sappiamo che sono quattro porte USB, massimo 500 mAh, andando ad aumentare, visto che si tratta comunque di fusibile, ed è possibile che la gente attacchi roba di più di 500 mAh, saranno 700 mAh per 4, 7.428, 2A e 8, quindi probabilmente il fusibile sarà stato da 3A, penso. Comunque non ci frega niente, le prendiamo da un'altra scheda madre che abbia un doppio blocco di porte USB, come in questo caso, che ne ha uno e due, tutte sullo stesso, con la stessa alimentazione. E voilà, data una pulitina, andiamo a piazzare la nuova resistenza, il nuovo fusibile. Ops, scusate. E comprando 50.000 euro. Ah, ok. Il fusibile mi è partito per la tangente. Eccolo qui, ha toccato un po' di merda. Dov'è? Me lo sono perso. Eccolo qua. Anche se rimane un po' stortino, non ce ne frega niente. Allora, voilà, risaldata, non è tanto bella a vedersi, ma dovrebbe funzionare, facciamo una prova. Ok, ho attaccato la veloce un bracket USB con la chiavetta live. Vediamo un po' se non fa il botto. Magari fa il botto, eh. Dovrebbe bustrappare. Partito? Partito. Vediamo un po' che ci dice. Ora, è partito. E ha partito. Ha partito.
Rimontiamo. Ok, la prova del 9. Aspettiamo che si carichino tutti tutte le applicazioni. E andiamo a pluggare. Spero non scoppi niente, ma non penso. E voilà, si è già aperto. Perfetto. Togliamo il pendrive.